che il nostro grande pittore Giancarlo Orbi può darci un parere tecnico, come sono fatti secondo te questi quadri? Lo sanno loro come l'hanno fatto, come l'hanno fatto? Ma ti svegliamo un segreto, un arcano, non so se ce l'avete. Se vuole possiamo dire. Ecco, ma mi piacerebbe ascoltarla. Vieni qua, vieni che ci fa piacere. No, vabbè, un attimino. Vieni da noi. Vieni. Siamo tutti giornalisti, siamo tutti scrittori, siamo tutti. Vieni, vieni, caffè, bravo, vai. Anche perché vi svelo un arcano. Tempo fa facemmo. Mi è scappato. No, eccola. Tu conosci Gigino Falcone, no? C'era Antonio. Allora praticamente facciamo questa sorta, diciamo, no? Perché gli altri non hanno sentito nessuno. Ecco. Io sono solo, no? Che quando io vengo a San Benedetto, lui mi fa, no, assolutamente, mi fa da autista, perché io non guido la macchina. Siccome poverino non è la macchina, non sa guidare, è povero, allora si appoggia al capitalista. Ma poi c'è un fatto, macchina. Ma è vero che tu però c'hai anche una signora, una moglie come grande pittrice? Sì, soprattutto una grande pittrice, che, poi anche che è una ritrattista straordinaria, nessuno, diciamo, ma è così, cioè no, dobbiamo dire, è la verità. Cioè, non abbiamo trovato una che può competere, perciò... Ma tra l'altro è anche una bravissima cuoca, perché oggi mi ha fatto assaggiare una serie ci andiamo. Parliamo invece delle calme. Ma come io qua, un paradiso, quando vieni qua... A me la vita, mi sentite? È un paradiso. Perché adesso è andato via l'ex sindaco, come facciamo? Non ce l'hanno più. Ma poi devi dirlo prima questa cosa. Beh, ci pensa lei. Ci pensa Franca. Franca, diciamo, che lei può impartire una cittadinanza onoraria. Ne ha la facoltà. Ma prendi. È un salotto letterario. Lo può prendere. Pure. Sì, è sorprendente. Da quanti anni ci conosciamo? Quando è uscita Lucia, sono 30 anni. Sono 30 anni. Oh, allora, ritornando alle nostre amiche pittrici, perché sennò ci hanno fatto sedere insieme per non parlare di noi, no? Quindi è una strategia, no? Ce le facciamo sedere, ma poi non le consideriamo. Perché quelli che sono allineati o hanno questo tipo di sensibilità, siamo un po' tutti mezzo e mezzo. Allora. Il maschio vero non si impiccia di colorini, di poesia, di... No, quello non è il maschio vero. È l'uomo non vero. Va bene, chiamatelo come volete, però qui i maschi l'uomo. Non ce ne sono davvero. E poi se c'è qualche maschio lo era. Adesso siamo uomini di cultura, amore per l'arte. Esatto, amore per l'arte. Giancarlo, allora innanzitutto vorrei capire, Patrizia, se gli sta piacendo questo caffè letterario, perché la vedo per la prima volta, diciamo, come dire, affascinata da questo incontro. Adesso scatto. Poi ce la conquistiamo. La conquistiamo, certo. Anche perché dobbiamo ottenere uno scorticino sulla cena. L'importante, cioè, non togliamo quello che ascoltate. Paghiamo le procedure. Facciamo un sistema semplice, pagare. Allora, tornando a queste nostre pittrici, Gigino Falcone. Scusate di quello che dico. Cioè, la giornaliere? No, stavamo facendo un altro importante, no? Come dire, momento di premiazione, ma eccetera, eccetera. Signore. Tra cui c'era lei. E c'erano, ben non c'era ancora, c'era un'altra letteralmente massacrata, bocciata e non più invitata, cioè di fatto da distrutta. Lei l'ha salvata, adesso ho capito perché in effetti, diciamo, c'è stato, come dire, un intuito
di un genio della pittura che è Gigino Fantoni, e ha riconosciuto in lei delle qualità. Ora però ci devi dire tu meglio questo. Cosa che non aveva colpito? Ah, il fatto che Gigino Fantoni a lei l'ha salvata, lei è stata salvata da Gigino Fantoni, cioè ha detto che andava bene questo premio di pittura che avevamo organizzato, invece l'altra era stata completamente massacrata e distrutta, non si è più potuta presentare, diciamo, dovevamo chiedere letteralmente. Quindi lei poi è andata avanti, ha fatto dei corsi, a Fermo frequenta una scuola, ma adesso abbiamo un pittore importante che ci può dire certe cose. E dice un suo parere, e di solito io sono invece di quelli lì che salvano tutti quelli che pasticciano quei colori, ho salvato me, figuriamoci se non posso salvare gli altri. Sono convinto che l'amore per la poesia, l'arte, ci faccia crescere nel senso che dicevamo prima, verso l'amore, verso il bello, verso il buono. Perciò è difficile per me trovare difetti in chi fa un'operazione così bella, così importante. Adesso guardando questi quadri invece, proprio nello specifico, prima guardavo le calle, mi sono soffermato sul gusto del puntino, sulla forma delle calle colorate. Io siccome ho un giardino e un ufficio di giardino, come le copiore, poi ne ho notato uno che copierò, lo rubo e ne farò un pezzo mio, che è la calla in basso a sinistra, che ha il fiore, perché la calla sappiamo tutti che la parte colorata non è il fiore è la parte interna. Ebbene, c'è un fiore che ha messo l'etica, perché è trasparente, allora me lo voglio inventare. Poi anche forse perché c'ha dei riferimenti, la calla così, volendo, adesso tocco un tasto che in questo momento forse è persino antiestetico, ma è un po' un simbolo femminile, un po'... Insomma, tutti sei così. E mi piace il coraggio e invidio la pazienza di chi sta anche a mettere i puntini di quelle foglie, tutta sta costanza, sto girare intorno al fiore. Complimenti. Quell'altro invece, questo viso. La sognatrice. Sì, che sogna quelle dimensioni, che sogna quelle cose lì. Interessante appunto. Poi la realizzazione, sono sicuro che lei. Da 5 anni la può dire meglio, quel viso lì, perché se l'avesse fatta mia moglie, la famosa pittrice che fa i ritratti ed è bravissima davvero, purtroppo per noi che non siamo capaci, che siamo a livello più basso, però quella lì è eccezionale come idea, mi piace. È stato viva. Uno dei primi quadri. Ah, ecco, anche per questo dice lei. Poi quello piccolino non lo... Eccolo, ce l'abbiamo qui, Magnolie sul mare. Fantastico il colore, l'atmosfera. Poi un critico pure, un vigliacco che vuol distruggerla perché lei le ruba il lavoro. Potrebbe dire sì, però è un po' troppo cartolina, mi sembra troppo poetico, poco vittorio, insomma. I maschietti che fanno i critici le direbbero fantastico, però è troppo, è femminile nel senso negativo, perciò è un pregio. Vuol dire che lei riesce a mettere tutta la sua sensibilità e tutta la femminilità lì dentro. Infatti ho associato intimismo e natura. E viva, perciò per quello che mi riguarda, ultra proposta, ultra. Ho finito, per lei, io non ho problemi. Thank you.